Dai, 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 allora. Che caspita è successo qua? Che deve essere tutto così strano. Sto arrivando, sto sistemando. Ok, perfetto. Allora, questo gioco mi è stato dato il codice da Koch Media, che ringrazio. In realtà avevo anche partecipato, Kaonashi, grazie per la reiezione. Avevo anche partecipato alla presentazione, ok, a porte chiuse, mi avevano anche dato un codice di prova, però è stato parecchio tempo fa, era comunque una build non definitiva, è stato diversi mesi fa, quindi considera e non è neanche l'inizio, quindi io non so la storia, non so nulla. Cioè l'ho giusto provato così, ma avevo un sacco di armi, non ho capito quasi un cazzo, però sembrava molto divertente. Quindi lo vorrei provare. Io so che dovrei ricominciare a fare i Prince, lo so, è mea culpa, vi prometto che torneranno presto, è un casino, io vorrei solo un po' di aiuto a casa, per non essere abbandonata a me stessa, ma non farò un rant sulle mie attività casalinghe e andremo avanti così. Allora, ho visto che, non so cosa sia cassetta. Cos'è la cassetta? Che cazzo? Ok, è la soundtrack. D'accordo. Quindi tu sblocchi la soundtrack, trovi forse le tracce in giro e le puoi riascoltare. D'accordo? Però poi possiamo già apprezzare questo bellissimo modello di lumaca antropomorfa, che è un cazzo di incubo ed è bellissimo. Va bene. Sì, torniamo al menu. Perfetto. Feast, esatto, cavolo, Feast. Mi aveva intrigato effettivamente. Allora, poi galleria. Una volta c'è sto caricamento, per fortuna è velocissimo. Però penso non abbiamo nulla. Perché appunto non ho sbloccato niente. Magari c'è qualcosa. Attenzione. No. Come no? Ma almeno Alastar. No. Gusci, specie varie. Niente, mi dispiace. Niente, niente modelli. Salve, salve a chi sta arrivando. Vabbè, ultimo tentativo. Vediamo se ci sono delle illustrazioni. Niente. Ah, attenzione. Vabbè, questa è la. Questa è, diciamo, la locandina. È fichissima. Cioè, come ti viene in mente comunque? Cioè, co cosa. Co cosa. Co cioè, l'idea, no? Io vorrei sapere da dove è arrivata. Cioè, co come ti è venuto in mente di pensare una lumaca? Cioè, non è. Palmasito, grazie, grazie mille. Cioè, allora, ci sono i furry, che sono gli animali pelosi antropomorfi, furry da fur, no? Da pelo. Poi ci sono gli scheli, che sono quelli con le squame, quindi i rettili o in generale i draghi e simili, poi ci sono degli ibridi strani. Ma la lumaca non è furry, non è scheli. Che cos'è? Questo è furry. È una variante molto di nicchia, penso. È slimy, esatto. Ma che cos'è? È vestita. Ai vestiti, Clexon! Sono arrivata in tempo per l'azione di fetish. No, sul serio. Vabbè, attraverso la palude. Vabbè, dai, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. Sono affascinata comunque. Però al di là del disagio geniale del concept, iniziamo. Il gioco arriverà anche su PC e compagnia, però credo sia esclusiva temporale. Assorda. Il volume è fortissimo. Non ho capito niente. Cos'è successo? Siamo qua, Shiva? Shiva, Java, Java?
se una lumaca ha preparato tutto questo, probabilmente c'è un motivo. Oh, Jabakara, Shata. Ti ricordo, io non sono una lucciola e non so volare. Soso Marakara. Ok, quindi Belu è la lucciola. Potresti finire in pasta ai bavosi. No, per favore, niente più bavosi, mi spaventano, anche a me. Non so proprio cosa stia succedendo. Non sono mai stati delle aquile, ma si comportano come se qualcuno gli avesse risucchiato il cervello dalle orecchie. Quali orecchie? Quali orecchie? No, il cervello ce l'hanno ancora. L'ho visto quando hai fatto esplodere le loro teste. Ho ancora lo stomaco sotto sopra. No, ragazzi, Clid non è la lucciola. Il gioco si chiama Clid the Snail. Dai, sono rincoglionita, ma non fino a questo punto, giusto? Il gioco si chiama Clid the Snake. The Snail. Quindi Clid è la lumaca. Ok. Questo volume fortissimo nelle orecchie. Scusate, ve l'abbasso ancora. Io mi sto assordando. Ok. Sono... Sei ferito, avvicinati ai denti di leone per recuperare salute e salvare il gioco. Va bene. Cos'è? Premi cerchio mentre cammini fra una capriola. Tieni premuto per correre. La barra blu in alto indica quanto potrei quando potrei compiere nuovamente questa azione. Vabbè, c'è la stamina. Siamo una lumaca velocissima. Ma che cos'è? Varano microscopico? Non è una lucertola. È troppo grassa per essere una lucertola. Sente niente. No, no, ce l'abbiamo il guscio. Ce l'abbiamo il guscio, vedete? È lo zenetto. Griglia Man, benvenuto. Bellissimo nick. Premi le due per sparare, vabbè. Vedete, questo è un lombrico schifoso. Bleh. Ok, tieni venuto dalle due per usare la mira assistita. Cerca di colpire l'attivatore. Ok, vabbè. Sì, ma che trip incredibile è questa cosa. Va bene, quindi sono checkpoint, ma non è un salvataggio da menu, è proprio un save automatico. È una lucerto grassa. Ha senso, ha senso. Vabbè, sì, è un double stick. Cede! Cazzo! Ho capito. Io... Come cazzo lo fa? Forse non devo... Basta che sparo, non serve che carico il colpo. Si rompe anche senza che carico il colpo. Pensavo di doverlo caricare. Ma sarà un impossibile, allora basta che sparo. Sì, ok, vabbè. Ok, vabbè. Me l'ero fatta complicata io la vita, ok. Premi R1 per lanciare una granata. Tieni premuto se vuoi lanciarla più lontano. Whee! È stato un fail incredibile. Famose lumache con le granate, no? La lore di questo gioco è... Beh, questa è una domanda interessante. Va bene, c'è una valuta, che sono queste gemmine. Andiamo, vabbè, questa era la zona tutorial proprio. Le ambientazioni in realtà sono veramente carine, perché sono un misto di elementi a dimensione corretta. Cioè, quindi, vedete, la casa, però poi, per esempio,
cittadella delle lumache, però per esempio le torce sono dei fiammiferi, quindi è un po' un misto. Cioè sono, è in miniatura, è tutto, è una miniatura. Però ci sono degli elementi della civiltà umana. Allora cerchiamo la lore, no? Ci sono degli elementi della civiltà umana. Freddy Pixel, grazie. Perché i fiammiferi non sono pezzetti di legno. Cioè il fiammifero, vedete, ha proprio la testa rossa. Cioè, quindi è proprio una cosa artificiale creata dall'uomo. Ma secondo me, vengono? Ai piedi, comunque ai piedi. Come fate a entrare da quella porta? Era chiusa. Sì, ma ai piedi. Ma si è attaccato. Le trappole non era molto sveglio, romperle è stato facile. Hai rotto le trappole, le aveva appena sistemate. I bavosi. Si mi serve qua. Ma fai che qua c'è. Hanno i piedi comunque. Chiede, qui si mette male. Non lo so, ma potremmo cacciarci nei guai. Non capisco perché usi quel noi. Noi non siamo una squadra, te l'ho già detto. Non so nemmeno perché tu sei ancora qui. Le lucciole non infrangono mai un giuramento. Matt, grazie. Io me ne vado al bar, devo battere il mio record personale di 14 bicchieri di succo. Non sono riuscita a leggere. Posso parlare con... Ok. Non mi piace l'idea che Bavosi sia loro. Creda, siamo lumache, non combattiamo. Siete solo dei codardi che aspettano che i problemi si risolvano da soli. Ah, ma sei tu che suoni? Qui non posso sparare. Hai già iniziato con il succo di bambù oggi, vero? Non ancora, ma l'unica cosa mi dà l'energia per essere necessaria per sopportarmi. Vabbè, noi siamo... siamo una sorta di reietto, praticamente. Comunque siamo molto sui generis come lumaca. Non che gli altri siano normali. Tra l'altro, cosa sta suonando? Un bastoncino di gelato e un tappo. No, non ci sono corde su quella cosa. Cosa sta suonando? Vabbè. Beh, succederà qualcosa e ci butteranno fuori. Una di quelle pulci acide è saltata fin dentro le mura. Per tutti i giganti. Oh no, ci sono i giganti anche qui. Vabbè, i giganti penso saranno gli esseri umani. È stato terrificante. Esplose sulla faccia di René, che è andato in mille pezzi mentre urlava. Ne è rimasto solo il guscio. Sì, questo è Abandoned, esatto. Ma che mondo orribile! C'è una pulce acida che ha saltato le mura, è saltata su una lumaca, è esplosa e l'ha sciolta. Va bene. Va bene. È orribile! Beh, diciamo che il mondo di insetti e molluschi non è esattamente gioioso. Però io voglio sparare alle cose, non... Attenzione, bar, attenzione, attenzione. Chiuso tutto il giorno. Qui dice che è chiuso per una riunione speciale in piazza alle... Oh, santi giganti, la riunione è proprio adesso. Sì, l'avevo vista. Porca limaccia! Porca limaccia! Bellissimo. Che blero, Archimede! Ok. Quindi sono abbastanza isolati fra loro. Ci sono queste trappole, però non hanno forse paura dei giganti. Vedete, ci sono le candele enormi qui. Non hanno paura dei giganti. Loro hanno paura dei bavosi, che penso siano gli animali, gli insetti che non hanno il senno. Suppongo, magari appunto i bavosi saranno le lumache zombie, per dire, che sbavano, no? Le chiamano bavose per questo, non parlano, sono aggressive, tipo i non morti, per dire, ma poi non saranno morti, saranno solo
impazziti per qualche motivo. Cioè, qua stiamo speculando. Non so se mi spiego. Non credo siano cani, se fossero cani. E di nuovo c'è lì il coso. Se fossero cani con una lumaca, sarebbero invincibili. Si vede poco. Ma perché sono tutti scalzi e noi tranne noi? Ma la barba! Hanno la barba! Ok, disobbedienza e competenza insieme. Sì, però non farmi avanzare dialoghi. Sai benissimo che sarei veramente evitato uscire dalla cittadella, soprattutto per andarsene in giro a sparare con quell'orrore che hai fabbricato. Non umane che siamo un popolo pacifico e non tolleriamo la violenza. Eppure tu esci di nascosto più volte alla settimana. Per causa tua i bavossi si sono arrabbiati e ci stanno attaccando. Eulero, io esco per difendere la nostra casa. I bavossi minacciano la cittadella e tutto ciò che avete fatto è stato piazzare un paio di trappole così inutili che persino un cucciolo di bruco riuscirebbe a entrare. Tu sei l'unico responsabile di questa situazione. Semplicemente non vi va giù che io non seguo le vostre dannate regole. Perché di ostini uscire dalla cittadella? Qui c'è tutto ciò che serve per vivere una vita pacifica. Palle. Siete. Non voglio una vita pacifica. Se vi sta bene così, buon per voi. Ma io ho bisogno di uscire. Vabbè, Clid, Eren. Clid Jaeger. In tal caso ti stiamo facendo un favore. Quindi ci stanno scacciando. Nessun'altra specie mi accoglierà. Solo un reietto. È quello che ti meriti. Verrai al di fuori delle cittadelle dove non potrai creare i problemi che hai causato noi. Madonna, ma siete cattivissimi. Euclide, lascia immediatamente. Ah, Clid, Euclide! No, ma non ci sarei mai arrivata. Clid, Euclide. Ci chiamiamo Euclide. Guardate la fisica della testa. Ora io mi muoverò e mi fermerò di colpo. Guardate la testa. Boink, boink, boink. Boink, è bellissimo. Potrei stare tutta la live a fare questa cosa. È stupendo. Allora, questo gioco è già un capolavoro. Cioè, potrebbe essere tutto così. Potrebbe essere un walking simulator. Già ci chiamiamo Euclide. Mirko, grazie per la riscrizione. Siete tantissimi. Vi siete riscritti in tantissimi e anche iscritti. E sono contenta perché avevo paura che questo gioco non se lo cacasse nessuno. Mentre invece siamo parecchi. E sono contenta perché secondo me merita. Allora, sei una vergogna per Turing. Vabbè. Mi ritengo una leggenda. Quante altre lumache reiette conosci? Vattene, porta con te quell'orribile arma. Che poi, lore, no, teoricamente penso che sia nozione comune. Le lumache sono ermafrodite, perché in realtà sono degli animali così lenti e di merda che a livello statistico è praticamente impossibile. Cioè, è così difficile che si incrocino due lumache che seppure deve avere il pensiero che deve essere dell'altro sesso per accoppiarti è un bordello, no? Ti condanni, per cui in realtà sono tutte compatibili, sono ermafrodite, quindi queste lumache Fox Go Chan, grazie, sempre più difficili, Nick, mi raccomando. Elebret, grazie. Cioè, quindi siamo tutto, giusto? Standard unico, USB-C. Vabbè. Allora, dobbiamo andarcene, quindi. Ho provato a convincerli, ma non mi hanno ascoltato. Sarei fuori finire l'intero retto come mai. In pratica è una sentenza di morte. Essere la prima lumaca reietta sarà un'ardua impresa, ma me la caverò. Col corno! Non sono mai stato così arrabbiato e terrorizzato in vita mia, ma non voglio che lo sappiano. Darò loro questa soddisfazione. Sì, tu hai rotto i coglioni comunque a suonare con sto coso senza corde, sì? Va bene.
Ma guardate che bella l'ambientazione! Le cannucce, i cucchiai. Sembra super fatato in realtà. Ha quel non so. È contemporaneamente fatto di rifiuti, ma quest'aria sognante. Mi piace, cioè come atmosfera mi piace un sacco. Ora bisogna capire se mi devo incazzare da morire giocando, perché magari il gameplay è frustrantissimo. Le matite temperatissime, manco le mie matite sono così temperate, anzi mi sono ricordata che devo temperare la matita. Anzi, fatemi prendere il temperino, se no lo scordo. Ok. D'accordo. Come ha fatto a superarmi se era dentro la città? Pete, come cacchio hai fatto? Pete era dentro la città. Poi ci sono queste rovine strane. Mi mancheranno le tue lamentele costanti. Fai attenzione là fuori. Cerca di raggiungere la cittadella delle cavallette. Ma io non ci andrei dalle cavallette, sinceramente. Sempre meglio dormire a ghiaccio. Pitt e Pitagora, giustamente. Vabbè, tieni questo. Succo di bambù. No, idiota, sono Kit di pronto soccorso. Poi però c'è questa tecnologia strana. Premi su per usare un kit di pronto soccorso e curarti. Puoi vedere il numero di kit rimasti sotto la barra della resistenza. Va bene, sono quei triangolini rossi, immagino. Eccoli i bavosi. Ok. Abbiamo già ucciso dei nostri simili, comunque, proprio tempo zero. C'è una mappa. Sto cercando la mappa, scusatemi. Ah, attenzione. No, così cambio arma, però non ho altre armi, quindi non posso cambiare niente. Fanno dei versi disgustosi con lo spike. Palude. Oh no, quelle sangue però. Pure il sangue. Quindi devo buttare? Oppete. Sì, sono le lumache quelle senza guscio, esatto. I bavosi non ce l'hanno il guscio. Ok, scherzavo, ce l'hanno forse. Sì, ma quelli sono vermi. Ma che schifo, perché? Ma io mi perdo senza mappa. Ma sono tipo infetti, hanno qualcosa. Pia la lumaca pacifica. Ble. Ok. Cos'è? Sono mosche allo spiedo. E chi le dovrebbe mangiare? Sono cose morte tenute in vita dai parassiti zombie. Che bello! Che bello! Che cosa carina! Questo esplode. Viscida ma saporita. Yeah, che bello. E non ho proiettili. Comunque è tutto. Però qua mi sa di zona per avanzare. Scusatemi. Siamo delle lumache velocissime, con uno sprint di mezzo secondo. Attenzione. Ah,
A. Che cazzo? Ma... Sì, però così a tradimento la cosa è esplosiva, no? Giusto? Va bene, ci eravamo persi giusto con lo scrignetto, quindi... Io mi sono smarrita. Completamente. Ok, siamo tornati all'inizio, ottimo, bene. Il mio senso dell'orientamento è sempre al top, lo so, lo so. Penso comunque che non bisogna farsi colpire, nel senso mi sembra che siamo abbastanza fragilini. Ok, andiamo di qua. Poi ci sono... un accendino Bic bellissimo. Cioè, avere... nella stessa inquadratura dei piccolissimi vasi e un accendino Bic. Com'è possibile questa cosa? Oh. Ah, no, 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 no! No, no, è là, là, là. E allora? Che schifo, però. Palesemente uova di alien, comunque. Palesemente. Cioè, contemporaneamente tutto carinissimo e disgustoso. Sì, sono... hanno sti parassiti schifosi dentro. E probabilmente questo è il motivo per cui sono rincretiniti. Perché li stanno tipo masticando dall'interno. Infatti era questo il motivo per cui gli diceva: sembra che non, ha, cioè, non hanno il cervello, no? E la lucciola ci ha detto: no, no, ce l'hanno ancora il cervello. Perché in realtà il cervello ce l'hanno, solo che non gli funziona. E poi cacano rupie, non so cosa sia. Ah, mi serve una chiave. Mancato tantissimo. Che cazzo? C'è un coso che mi lancia granate. Vuoi morire? Oddio, che schifo. Ma che cazzo, si è teletrasportato? Si è teletrasportato? Lo sciamano Umaka? Vabbè. Perché non posso farlo anch'io? Questi sono i resti dei giganti. Oddio, sì, è un teschio! Sì, è vero, quindi i giganti sono le persone. È difficile credere che nessuno di loro sia sopravvissuto. Che fico! Guardate, è fichissimo! È fichissima questa cosa! Questo è un seme di Ralar. Dicono che se ne raccogli abbastanza la tua salute aumenterà. Ok. Questo... sì, l'ho capito, bello, l'ho capito. Sono una lumaca, ma non sono così lenta. Questo non posso... non mi fa interagire. Nessun prompt. Niente, è solo una pozione strana. Si fosse nucleare. Sì, infatti magari è successo qualcosa che ha ucciso gli esseri umani e ha mutato gli animali o comunque gli insetti e compagnia cantante. E li ha fatti diventare così. E suppongo sia passato tanto tempo, però... ore mosche, nel senso, cioè ci sono, mi sembra un po' la distopia di Topolinia, dove hai Pippo
che parla e bipede, indossa degli abiti, ha dei diritti da cittadino, e poi c'è Pluto, quadrupede, nudo, al guinzaglio, che abbaia. Cioè, quella stessa cosa, hai la lumaca vestita con delle mani, dei piedi, quindi un pollice opponibile, un'intelligenza equiparabile a quella umana, una civiltà, delle regole, e poi i lombrichi. Cioè, perché il lombrico? Cos'ha il lombrico in più rispetto a una lumaca? Cos'ha una mosca in più rispetto a una lumaca? È molto triste questa cosa. Cioè, perché la mosca, che chiaramente la mosca, queste sono le mosche smeraldine che stanno sulla merda, tra l'altro, perché la mosca dovrebbe finire sullo spiedo? Cioè, è affascinante, secondo me, è una cosa, io rifletterei, è stata un'evoluzione casuale, quindi, perché poi abbiamo sentito le cavallette, per esempio, le cavallette pure hanno sviluppato una civiltà, però a me non si è ricaricato il kit di pronto soccorso, io speravo che il checkpoint me lo ricaricasse, mortacci sua, niente, vabbè, che cos'è stato? Cos'è quella cosa? Ah! Ma cosa, siamo pazzi? Vabbè, ho capito, un attimo. Allora, devo lanciare io una granata a sta merda. Vabbè. Oh, bastardo. E dite l'ermafroditismo, d'accordo, però allora le cavallette? Va bene, abbiamo ottenuto la chiave, siamo molto contenti, però io com'è me lo ricarico il kit di pronto soccorso? Perché qua stiamo prendendo un sacco di botte. Cos'è? Oddio, è tipo la lucertola di cristallo sta cosa. Vieni qua, vieni, no! Porca puttana! Stronzo! No! Niente. Fatto cacare. Morire nel gioco delle lumache. Si fa un po' mood da Bug's Life, effettivamente, con il protagonista ribelle, no? Geniaccio, che combina guai. Che cosa? Ah no, sono uscita per sbaglio, ok. Affascinante, affascinante. Fortuna che i caricanti sono veloci. Sì, un goblin di diavolo. Beh, sì, è il classico nemico che scappa e tu lo devi menare e ti rilascia roba. Guardate le statue delle lumache. Tra l'altro, queste statue delle lumache mi ricordano che io devo ancora giocare a Returnal, tra l'altro. Mannaggia a me, è al tempo che manca. Sì, ma i miei kit di pronto soccorso. 1, 2, 3, 4 me stesso, grazie, grazie mille. E vabbè. Non è così facile, eh? Non... Che bordello! Non pensavo che sia così semplice, comunque. Che altro ti danno un sacco di botte, amici. Sto andando a casissimo. Ma che è sto posto incredibile? Allora, quella roba esplode. Quello è un seme.
Però quella roba esplode. Eccolo, eccolo. Guarda, guarda, è incazzatissimo. Bastardo, voleva scoppiare. Maledetto fetente. E io qua? Allora. Ehi, sento una leggera brezza arrivare da quella parte. Di sicuro c'è una via d'uscita. Sì, però io quella parte è un concetto molto relativo nel momento in cui sei un puntino e non mi puoi indicare la... Grazie al cielo iniziavo a sentirmi soffocare qui dentro. Ok. Quella parte. Ah, ok. Però lì c'è un'altra roba. Ma che bella, comunque la mappa è pazza, è completamente pazza. Vedete, ci sono queste particelle, tutto così strano. Aspettate. Allora, io di qua non posso rientrare, perché giustamente fa molto Dark Souls 2 questa cosa. Quindi fatemi capire, se io volessi prendermi... Aia. Lo scrigno che ho lasciato indietro, no? Ok, allora. Prima che mi butto, fatemi un attimo controllare qui sopra. Niente. Io spero che la stamina si possa accrescere in qualche maniera, perché veramente abbiamo i polmoni di una persona di 90 anni che ha iniziato a fumare quando ne aveva 8-9 massimo. Salve, salve a chi sta arrivando a vedere questo gioco interessantissimo, pazzissimo. E io continuo a dire come fa a venirti un'idea del genere, non lo so. Va bene, finito questo giro, allora la strada quindi sarà questa. Avevamo trovato il dente di leone lì, che è il soffione che ci deve... Oh, quella cosa è brutta. Va bene, il gioco ci ha fatto gentilmente capire che quella cosa ti uccide. Però... Esatto. Ok. Era la macacaca bibita preferita di Futurama. Attenzione, attenzione, qua. Allora, c'era la moschina. No, 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 lo sciamano, lo sciamano. Veda di morire, signor sciamano. Allora, ho provato a usare la mira assistita. No, 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 no. La mira assistita è una mezza merda. Perché assiste, però assiste in maniera molto arbitraria. Ancora vivo. Ok. Oh, è a tempo questa cosa, quindi. Va bene. Ehi. Questa sicuro, sicuro sciotta, sicuro. Che sono stata, ce l'avevo fatta, non dovevo rollare, cavolo. Dove sono? No, di nuovo qua. Vabbè, allora
cretina. Però è cattiva sta cosa, perché ti sciotta proprio, senza la minima pietà. Ma non farmi rivedere il filmato, non farmi rivedere il filmato. Eh sì sì sì, siamo esplosi assolutamente. Poi queste sono trappole malefiche. Sono le famose trappole, penso, contro i bavosi. Solo che ci si ritorcono contro. Ah, ok. Ok, ok. Che ansia. Che ansia che fa sta cosa. Fin qui tutto facile. Cosa ci fa lì appeso? C'è invece papà. È un'altalena per paguri. Davvero? Ah, no, e non vorrei proprio fare la fine. Melma è tipo il sinonimo di merda. Un'altalena per paguri. No, è una trappola mortale. Un'altalena per paguri. Oh, un anello! Cosa poteva essere? Sembra un oggetto molto vecchio. Non ho idea, ma di sicuro lo venderò in cambio di un bel gruzzoletto. Solid snail. Vabbè. Ah, sono incazzati. Mica l'avevo visto quello. Qui c'è qualcosa? Dai che c'è qualcosa. C'è qualcosa qua. Io ho paura a scendere, perché se scendo poi devo rifarmi il giro. No, ho fatto bene, ho fatto bene! Ovviamente incontrerò un mercante presto e potrò utilizzare queste cose. E potrò utilizzare queste cose per. Boh. Guarda, incazzatissimo! Sorvoliamo? Su dove? Si è messo l'anello. Se, la gemma. Siete persone orribili. Allora, continuo a dire, il checkpoint ti cura effettivamente, però non ti ripristina i medikit, che quindi sono a tutti gli effetti degli oggetti, come le granate. Non sono le Estus. Cioè, sono proprio degli oggetti. Così come non ripristina le... appunto, le granate, no? Quindi comunque devi gestirtene abbastanza bene le risorse. Perché, per dire, se io adesso arrivo al boss, no? Sono senza granate. E questa cosa potenzialmente... Beh, vabbè, ho capito! Ma chi minchia l'aveva visto? Cioè, questa cosa potenzialmente è un malus importante. Io sono senza cure perché mi ha fatto una trappola di merda. Come facevo a vederla quella cosa? Meno male che non sciottano almeno. Trader, attenzione, abbiamo trovato il negoziante, quindi. Che è un granchio molto malato. Molto malato. E io già con ben. No, forse un paguro. Vabbè, non importa, sei molto brutto. Conosciava? Chi sei? Ui, Bernard. Sono Bernard, Bernard, un umile mercante. E io già con ben. Dall'abbigliamento al cibo, anche se immagino sarei più interessato ad altri tipi di merce. Ok, mando munizioni e kit di pronto soccorso. Ci siamo qua. Yeah. Dai pure un'occhiata. Gusci. Allora, gusci ancora non li posso acquistare. Però posso acquistare granate e kit di pronto soccorso. 6.
Ok, forse anche in base al guscio potrò vedere quante posso portarmi queste cose. Miscela liquida che ripristina la salute. Ha un pessimo odore, effetti collaterali, pupille dilatate, sudorazione, diarrea, disfunzione erettile e morte improvvisa. Molto interessante questo kit di pronto soccorso. Granata fatta in casa con un enorme potere distruttivo. Perfetto. Ottimo. Bene. E abbiamo 5 granate. Mi pare che prima ne avessimo solo 3. Vabbè, non importa. Cosa ci fate nella mia palude? No vabbè, allora vedete, questo è un gioco indie comunque. Non è un gioco ad alto budget, non penso che costi neanche, dovrebbe costare circa 20 euro tra l'altro, non è neanche appunto un gioco, chiaramente è un gioco budget, no? E io adoro degli indie questo, no? A parte che questa zona mi puzza tantissimo di boss fight perché non c'è la musica, ma al di là di questo, no? Le citazioni... Ci sono anche nei AAA, però, penso sia oggettivo, tendenzialmente gli indie ne hanno di più e questa cosa è molto carina. Cittadella delle cavallette. Ci siamo arrivati, ma mi sembra messa molto male, mi sembrano decisamente morte. Farò finta di essere dispiaciuta per la loro dipartita, ma potete vedere dal loro aspetto che non credo che da vive fossero tanto più carine. E mi sa che adesso dovremo combattere la cosa che le ha uccise. Porca troia. Il volume sfasa comunque. Che cos'è un topo? È un topo! È un topo! È un topo pirodone! No, non è un topo. Beh, è una cosa simile a un topo. Sì, sono il topo canguro, dovrebbe essere un topo canguro. Sono impazziti tutti oggi! Cosa bozzolo succede? Gundir il campione, esatto. C'è un topo con un lanciafiamme che sta bruciando tutto. Anche il bar! Ma che domanda è? Prendiamolo! Vabbè, anche il bar. C'è un topo con un lanciafiamme. C'è un posapiano. La lumaca che ti spaccherà la faccia per aver ucciso le cavallette e dato fuoco alla loro cittadella. Mi sa che sei un po' fuori, ragazzino. Comunque tutte le cavallette sono arrossite. Mi sono compiuta, me ne vado. Ma bastardo, presto scoprirai chi è più lento tra me e te. Cosa? Sì, ma con... pezzo di merda, però il lancio è terribile, faccio veramente poco male comunque. No, ma dai, l'ho mancato. Dai, stronzo! Vabbè, per adesso mi sembra abbastanza semplice.
facendo incazzare, lumaga. Oh cazzo. Merda, merda, merda. Almeno un minimo. L'ho colpito? Ah, ma gli sta per scoppiare il bombolone dietro, eh. Ah, no, 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 questo è nuovo. Nuovo. Avrei cercato di schivare, ma sono rimasta incastrata nella roccia. Dai, è andato. A posto. Un oro addirittura. Guardalo, grasso. Quanto è morto male. Quanto è morto malissimo. Dannato ratto, è stata più dura di quanto pensassi. Credo che mi darò quel bel lanciafiamme, me lo sono guadagnato. Sì, è un ombelico. Crede, questo è rubare. Ho appena ucciso questo topo, credi che gli dispiacerà molto se prendo la sua arma? No, ma non è molto carino. Questo posto è un disastro, potrebbe crollare tutto da un momento all'altro. Guarda cosa ho trovato. Non mi importa un fuoco secco se qualche fiore ha attirato la tua attenzione. No, un'altra cosa, sembra che stessero progettando qualcosa. Ci sono piani strategici, armi, e questa è una mappa, anche se mezza bruciacchiata. Attenzione, plot. C'è un'area evidenziata vicino alla cittadella delle lumache. Non ho più niente a che fare con loro. Me ne vado prima di rimanere carbonizzato, ma porterò con me questo lanciafiamme. Si è innamorato del lanciafiamme, è fissato. Cosa? Ma te tu? Tu ti? Sì, sì, ma come papà? Io papà, sì, che te che è, cuca? Ma io pensavo fosse cattivo. Pazzaggia toro, ma capa zeta! Già te tu, te lo zitti, zitti. Lo sapevo, non c'era fidarsi di lui. Devi essere forte se è battuto quello psicopatico. Zitti. Conosci il topo? Ma è un pipistrello antropomorfo cyborg. Quelli sono auricolari. Si dovreste venire con me, il mio capo vorrà incontrarvi. Ma se caro io vado a magaja. Ti hanno appena sbattuto fuori, non credo tu abbia molti posti dove andare. Aggrappati alla mia corda, ti porterò in volo. Come fa a muovere il jack delle cuffie come se fosse una coda? Come? Vabbè, non mi devo fare domande. Cioè, ci sono lumache che parlano e hanno i piedi. Quindi immagino che questo sia l'ultimo dei problemi. Guardate questi quadri, no? Impressionisti, no? E adesso è diventato cyberpunk. Cosa sta succedendo? Ma... ma cosa sono? Ma sono bellissimi! Sì, ma guarda qua! Credevo mi stessi portando alla cittadella dei pipistrelli. No, loro sono reietti! Che ci fanno tutti questi nervi? Sono reietti sicuro! Morti il riccio!
Ma sono bellissimi. Ninja. Capo di costumi nel gruppo che chiamiamo Alastor. Capito? Però c'è il bar, molto importante. Santa Bava. Ska è sempre stato un piantagrano, ultimamente sta Ska è il topo di prima. Ha bruciato l'intera città delle cavallette con tutti i suoi abitanti. Quindi faceva parte del loro gruppo, solo che è sclerato. Ed è andato ad ammazzare. È stato Clid a fermarlo. Vuol dire che è stata questa lumaca a uccidere il nostro amico. Solo un guerriero molto abile sarebbe capace di battere scanso. Abile. Non ha fatto altro che difendersi. Converrete tutti che le azioni di Ska sono imperdonabili. Ora che Ska non c'è più, mi piacerebbe che tu inizi a prendere il suo posto. Su Ska che è impazzito. Non interromperlo. Ma non hai una casa, Clid. Esatto, un retro. Sono reietti. Hai bisogno di noi quanto noi di te. Sebbene che le lumache non ti permetteranno di tornare, non infrangono mai le loro regole. Mi sono appena accorta che c'è un CD-ROM. Comunque, il tavolo è un CD-ROM. Anche le altre cittadelle sono assediate dai bavosi. Shumakvava? Magari fosse così. Si sono diffusi in lungo e largo. Sono sparsi in tutto il continente. Cerchiamo di aiutare gli animali in modo da guadagnarci una reputazione. Per poter sopravvivere anche se siamo stati cacciati dalle nostre cittadelle. Ovvio che vi aiuto. La vacca. Tutto questo è inaccettabile. Sono molto felice di sentirtelo dire, Clid. Potete prendere la stanza al piano di sopra, salendo le scale in alto a sinistra. Oddio, c'è una memory card! C'è una memory card! Guardatela! Per la PS2. Non me la fa mettere a fuoco, porca miseria! È qui! Maledetta! Tra l'altro è stata la memory card PS2 è stata la prima memory card ufficiale che ho comprato, perché per la PS1 le ho sempre trovate solo compatibili, diciamo, perché erano, dove vivevo io, erano rarissime e costosissime. Erano veramente costose. E le compravo comunque nei negozi, però non erano quelle ufficiali Sony. Ed ero cagata sotto che non funzionassero, che smettessero di funzionare all'improvviso, tra l'altro. Mentre con la PS2 non ho avuto problemi. Ma mi piace un botto che l'ambientazione è cambiata completamente. Sono esausto, non mi sento più le gambe. Ma tu che è già strano che hai le gambe, Clid. È stata una giornata impegnativa. Cosa ne pensi di Cassius e gli altri? Non sembrano proprio così male. L'unica cosa di cui ho paura è che quella tartaruga mi accoltellini nel sonno. E ha senso. Insomma, io ho ucciso Ska. A quanto pare erano molto amici. Non ho intenzione di tornare sull'argomento. Comunque non mi fido di nessuno di loro. Beh, ora come ora non abbiamo altra scelta che restare con loro. Lo so, non posso credere che le lumache mi abbiano bandito. E poi c'è ancora il problema dei bavosi impazziti. No, ma è bello perché lui comunque ha fatto il tosto, no? Però in realtà ci è rimasto malissimo che l'hanno scacciato. Troppe cose a cui pensare, meglio dormire. Non azzardarti a svegliarmi russando. Io non russo. No, volevo esplorare. Buongiorno, raggio di sole. Ah, non c'è bisogno di cominciare la giornata gridando.
Ti sembra lo spirito giusto, pronto per ricevere ordini da Cassius. Ciò sceneggiato. Non proprio. Suppongo sia per il via del fatto che sei stato cacciato alla tua sima. Non me lo ripetere 100 volte. Socia, ma era una domanda retorica, ma prego, metti pure il sale sulla ferita. Volevo un attimo guardare. Ok, quindi quella è la base. Vista così non sembra così grande la mappa. Non che non mi stupisca, comunque appunto è un gioco indie, quindi non credo che duri 50 ore, non che non significa niente, però non mi sembra quel tipo di gioco. Devo trovare Cassius, dov'è che passerà le sue mattine? Che è sta cosa? Poligono? Allora, la mira assistita vi confermo che è una merda comunque. Ma che serve fare questa cosa? Ma è a tempo. C'è del tempo. Sempre imparare a sparare. Ok. Cosa c'è? Ah, ok, dobbiamo trovare Cassius, d'accordo. Sì, ovviamente è la classica mappa fantasy, esatto. Ed è bellissimo perché guardate la differenza fra questa stanza e questo. È fichissimo. È geniale, è troppo bello, mi piace da morire. Queste sono le stanze degli altri. No, vabbè. No vabbè, ma cos'è questa cosa? È incredibile! Sto meditando, non disturbare i miei chakra. Suppongo che neanche lui sia una persona mattutina. No vabbè. Quindi hanno tutti le stanze a tema? Devo subito guardare le stanze degli altri. Ma tipo immediatamente. C'è un cubo di Rubik. Oh! Nervoso? Non ho tempo per essere nervoso, sono ancora mezzo addormentato. Spero che riuscirai a svegliarti prima di venire sbudellato da un paio di bavosi. Quando sei pronto per andare lascia la base, ti aspetterò fuori, ma non dimenticare di andare a parlare con Cassius se non l'hai ancora fatto. Ok. Ok, qui c'è un'altra memory card, vedete? Ah, quindi tu sei una merda che non ha la stanza, fammi capire. No, no. Ma che belle le ambientazioni, cavolo! Che lavoro pazzo che hanno fatto! Pazzissimo! Ah, ok, qui non ho la stamina che si esaurisce, posso correre... Posso correre ininterrottamente? Cos'è questa cosa? Cavalcature? Ma... Oh, questo è piccolo! Ok, questa mi sembra una lucertola normale. Questa è una lucertola grassissima. Allora, ci sono vari tipi di lucertole, ok? Quindi... Questa è chiaramente... Non la conosco, devo dire la verità. È proprio cicciona. Non mi sembra molto pratico essere così grassi. Dico per una lucertola, no? Che è tendenzialmente una preda. Incredibile. Però è strano, vedete, guardate, c'è sul muro, appeso al soffitto, c'è la stessa bandiera nostra che abbiamo noi, vedete? Chissà perché. Chissà come mai. La scintilla della violenza che infiamma i nostri cuori. È uno zippo sciolto. No, vabbè, ma è incredibile. No, vabbè, ma è tutto bellissimo. È tutto bellissimo. La memoria è una chiavetta USB. La memoria è l'unico paradiso dal quale nessuno può cacciarci. Un orologio. Il tempo scorre, nemmeno la famiglia dura per sempre. Ok, lui è no, non mi interessa. Da lui vado dopo. Da lui vado dopo. Voglio esplorare un altro pochino. Tipo la tartaruga, no?
È qui sicuro. È chiuso. Le porte sono chiuse, staranno ancora dormendo? A ogni modo andiamo a parlare con il capo. No! No, volevo entrare. Ok, qui c'è un... Vedete, questo è il negozio, vedete, Guns. Plants, non so cosa sia Plants. Però Guns, magari le vendono armi, capito? Vabbè, parliamo con Cassius, ok. Non posso crederci, Clyde. Queste statue sono opera di Mantidangelo. Mantidangelo, l'insetto scultore più famoso del mondo. È incredibile che Cassius ne abbia ben tre. Non Michelangelo, Mantidangelo. Posso spippolare qua? Guardare, toccare. Vabbè, però Cassius se la passa una crema comunque per essere un reietto, scusatemi. Buongiorno Pivelli, Clyde, spero tu sia pronto per la tua prima missione, perché sembra parecchio tosta. I conigli che abitano su un'antaglia ardente hanno bisogno di aiuto. Una tana di bavosi. Conigli. I bavosi creano enormi tane ovunque vadano. In questo modo possono riprodursi a ritmi vertiginosi. Che schifo. Ok. Aiuta i conigli a respingere attacchi ai bavosi, sbarazzati della tana. Quando avrai finito, torna alla loro cittadella per riscuotere la ricompensa. Ma da dove vengono tutti questi bavosi e perché si comportano così? È quello che sto cercando di capire. Mentre ti occuperai di neutralizzare le tane, io cercherò di scoprire la causa di questa infestazione. Vai a parlare con Astra e morti. Ok. Dopo aver parlato con loro, esci dalla base. Elsie, ti aspetta all'esterno. Ok. Ok, quindi posso entrare nelle stanze, è importantissima questa cosa. Sì, coniglietti, esatto, ma li voglio vedere coniglietti. Che paura! Sta posto. Ah, lui è il fabbro. Ho riadattato il lanciafiamme di Ska come ti avevo anticipato. Ora potrei usarlo senza problemi. Ho anche realizzato delle mine di prossimità. Non sono chissà che, ma potrebbero aiutarti. Puoi mettere la prova nel poligono. Puoi anche realizzare delle nuove... Posso anche realizzare delle nuove armi per te. Torna con i cristalli quando avrai completato la tua missione e ti mostrerò i progetti delle mie nuove armi. Tornerò con tutti i cristalli che riuscirò a trovare. In becco al lupupa. Ma anche la localizzazione è bellissima. Cioè, perché comunque questi sono... Cioè, ci sono dei giochi di parole. Non li puoi fare uguali. Non credo si dica in bocca al lupo in inglese, per esempio. Non credo sia un modo di dire equivalente al nostro. Samurai, no, mi sembra molto molto carino il gioco. Devo dire, allora, il primo boss non mi è piaciuto molto. E in generale mi sembra che il combattimento è un po' legnosetto. Può essere pure che per adesso abbiamo poche abilità. Però in linea di massima, non so, c'è il sistema di puntamento col doppio stick, la schivata sul cerchio. Cioè, io avrei messo... Ora, io non so se si possono bindare i tasti. No. Io avrei messo la schivata su un grilletto. Mettere la schivata tipo al posto della mira assistita, avrei messo la schivata in maniera che magari io sparo con R2 e schivo con L2. Sparare con R2 e dover schivare col cerchio è molto scomodo. E infatti non ci riesco bene. Il sistema di lancio della granata è complicato perché non ha una... Cioè, la granata è troppo leggera e tende a rimbalzare. Cioè, tu metti il cerchio dove deve atterrare, però ha un rimbalzo, cioè tipo anche questa cosa un po' meh. Cioè, cazzo, io lancio la granata, deve esplodere dove dico io, non devo calcolare il rimbalzo della fisica della granata, per dire. Però a parte questo, quindi comunque un sistema di game, cioè un gameplay non esattamente innovativo alla fine, è innovativa la skin del gameplay, ma di base il gameplay è molto basic, è il classico shooter a dual stick. Per ora l'ambientazione è folle, ma anche la storia mi sembra figa, i dialoghi sono bellissimi. È veramente figo, cioè... pazzia totale. Cassius, mi ha detto qualcosa da me. Un nuovo guscio! Giustamente la tartaruga mi dà i gusci. Giustamente, cazzo.
decisamente migliore di quello che hai ora. Ho utilizzato la linfa di Rallar per realizzarlo. È un albero molto speciale e molto difficile da trovare. Sono riuscito a piantare uno alla stanza di Taco se poterono chiedere. Se ti capita di trovarne durante i tuoi viaggi, raccogli la linfa e portala qui. Potrà essere usata per la creazione di diversi gusci. Quindi i cristalli mi servono per i mercanti, per acquistare le munizioni, i consumabili, per fare le armi nuove. Mentre per i gusci mi serve la linfa, che probabilmente si trova nei pentoloni. Vi ricordate che avevamo visto il pentolone verde e non potevamo interagire? Probabilmente adesso possiamo. Ma prendine solo quanta ne basta, perché era un guscio. Se ne prendi troppa, l'albero potrebbe morire. E ti assicuro che tu lo seguiresti in un attimo. Quanto amore per un pezzo di legno. Ogni modo, io sono debitore. L'ho fatto perché mi ha chiesto Cassius. Non voglio niente da te. Potrò sostituire il tuo guscio quando ne avrai bisogno. Ora vattene. Ok. Guscio. Okay. Usciamo dalla base. Vedete, abbiamo cambiato guscio. Perfetto. Però potenzialmente anche il mercante li vende. Credo. O forse te lo fa solo cambiare. Non ho altro da dirti. Scusa. Allora, potremmo effettivamente farci almeno un'altra live. E io vorrei farci un Prims. Vorrei giocarmelo e farci un Prims. Come ho detto inizio live, da troppo tempo che non faccio i Prims. Me ne rendo perfettamente conto e mi dispiace. Infatti comunque ve l'anticipo, farò un Prims su The Medium. Visto che comunque The Medium l'ho giocato in live, ma non ne ho mai parlato su YouTube, e con la scusa che è uscito su PS5, no? Me lo sto rigiocando e ne parlerò un pochino, perché comunque c'è tanto da dire. C'è chi dice che è un capolavoro, chi dice che è una merda. Come al solito i grigi non esistono. Allora, usciamo. Voglio giusto vedere la nuova ambientazione, sono troppo curiosa. Però magari la prossima volta vediamo i coniglietti. Sono molto curiosa dei coniglietti. Allora, io sono molto turbata dal pipistrello cyborg, comunque, ve lo dico. Il fatto che abbia un jack al posto della coda è forse la cosa più inquietante che abbia visto in tutto questo gioco. Non so come sia possibile. Vabbè. Ok. Vabbè, no, niente, l'ambientazione mi sembra molto simile, però. Benvenuti sulle montagne argentate. I venti sono troppo forti per atterrare più in alto, quindi dovrete procedere da soli per l'ultimo tratto. Datemi un momento, sono ancora stordito per il volo, effettivamente. Prima che tu vada, un favore da chiederti. C'era gente fatto cadere una scheda SD con su un album del mio gruppo preferito, I Rage Against the Lumachine. Va bene. Sarebbe meraviglioso se riuscissi a recuperarla. Prims sono recensioni, però non sono recensioni. Sono più discorsi di pancia, cioè, quindi cerco di essere un po' più soggettiva. Prims sta per pizza riscaldata il mattino seguente. Significa quasi sempre che sono dei video che non escono sul pezzo. Per questo li chiamo Prims. Ok. Rage against the machine. Vabbè. Tieni premuto triangolo per il menu delle armi. Blaster. Ok, vabbè, per cambiarle rapidamente premi quadrato per ricaricare. Ah, ok. Quindi abbiamo l'arma base, quella merda che ha le munizioni infinite, ma quella cazzuta ha le munizioni. E questo cambia tutto. Questo cambia tutto, ovviamente. A livello di tattica, ovviamente, ti fa cambiare tutto. Ok. Però io non ho avuto modo. Di ricaricarmi le risorse. Comunque sono ancora con un medikit e zero granate. Mannaggia, dov'è il mercante? Cavolo. Sì, la pipistrella è metallara. Ah, Surevo, non ti preoccupare, comunque tutte le live andranno ricaricate su YouTube. Quello proprio è
assolutamente non c'è ombra di dubbio. Però a questo punto io direi che ci fermiamo, perché la live è durata parecchio. Però lo voglio continuare, almeno un'altra live la farò. Voglio assolutamente vedere con i Yeti. Voglio assolutamente vedere con i Yeti. Sapete anche perché mi sto fermando? Perché quel disgraziato di Sabaku, quindi prendetela con lui, credo debba voglia fare una live. Siccome non voglio che fa le 4 di mattina, preferisco fermarmi io. Pensate, santa donna. Comunque, cioè, io non sto guardando, non sto vedendo i coniglietti per Sabaku. Va bene, allora, lo voglio continuare. Ripeto, almeno un'altra live la voglio fare. Sono troppo curiosa di vedere cosa succede. È molto più carino di quanto mi aspettassi. Non, nella demo che avevo provato io, non c'erano tutti questi dialoghi, quindi mi mancava molto, il contesto mi mancava all'inizio, non avevo idea sul perché mi trovassi e dove. Allora, a questo punto io vi ringrazio per aver partecipato. Facciamo un bel ride a parliamo di videogiochi, che sta giocando Escape from Tarkov, quindi qualora vi vada di seguirlo. E niente, quindi io vi ringrazio, vi siete riscritti in tantissimi, siete stati tantissimi anche a seguire questo gioco, non me la sento di dirvi che ve lo consiglio, però come prima impressione, come prima oretta di gioco, mi è piaciuto. Non un capolavoro, appunto, il gameplay mi sembra un po' grezzino, però molto molto simpatico. Dai, andiamo da Parliamo di Videogiochi, mentre per tutti gli altri, buonanotte e grazie per essere stati insieme. Ci vediamo prestissimo. Dai, ciao ciao!